Buongiorno e bentrovati su Consiglieria Bambini. Mi auguro che abbiate trascorso una Pasqua serena e felice. Ma io oggi ho un'idea per voi. Cosa ne pensate di riciclare tutta la carta che vi è avanzata dalle uova di cioccolato? L'occorrente per realizzare dei bellissimi aquiloni sarà una carta di uovo di cioccolato, delle cannucce oppure degli spiedini, delle forbici, dello scotch e dello spago. Il lavoro di oggi farà parte di un ciclo di altri video sul riciclo creativo. Prendi un incarto dell'uovo di cioccolato e stendilo molto molto bene sopra un tavolo. Procurati ora dei bastoncini oppure delle cannucce rigide o anche degli stuzzicadenti per spiedini. A questo punto unisci due per la larghezza e tre per la lunghezza, così come vedi nelle immagini. Sovrapponi i bastoncini di circa 5 cm l'uno con l'altro. Usa tanto tanto scotch per renderli belli saldi e forti. Guarda nel video come fanno i miei bambini a scuola, è una tra le parti più divertenti. Ora che i bastoncini sono pronti, appoggiali sulla carta come a creare una croce. Adagiate i bastoncini con molta cura, tenendo presente che un angolo del nostro incarto dovrà diventare il vertice, la punta del nostro aquilone. A questo punto fissate il bastoncino più lungo, quello composto da tre pezzi, dopodiché prendete quello composto da due pezzi e ponetelo perpendicolare al bastoncino già fissato, così da formare una croce. Ponete il bastoncino da due più o meno ad un quarto dall'altezza del vertice. Ad ogni modo, se seguite le immagini qui di fianco, riuscite a capire molto meglio a guardare anziché ad ascoltare la mia spiegazione. Ecco i bambini che fissano i nostri bastoncini sull'incarto dell'uovo. Ora che i bastoncini sono ben fissati, guardate bene l'aquilone e provate a capire se è il caso di tagliare la carta in eccesso, così come vi faccio vedere nelle immagini. Fate molta attenzione quando ripiegate l'incarto. È molto importante non lasciare fessure aperte, quindi provate ad attaccare molto molto bene lo scotch e poi verificate che non ci siano aperture. I bambini qui nel video sono molto più efficaci di me nella spiegazione. L'aquilone è quasi pronto. Ora dobbiamo aggiungere lo spago. Allora, adesso leghiamo un pezzettino di spago a sinistra del bastoncino e un altro pezzettino di spago a destra del bastoncino, intendo quello della lunghezza. Una volta fissati bene questi due punti, arriverà un terzo punto, esattamente dove vedete la X in fondo a destra, che sarà poi quello di collegamento con il filo più lungo che avrà il bambino in mano per far volare il nostro aquilone. È un po' contorta la spiegazione, ma spero che le immagini vi siano di supporto. Con la carta in eccesso, quella che avete tagliato prima, potete creare delle striscioline e attaccarle alla coda dell'aquilone per far sì che si muova al vento. Ora l'aquilone è davvero finito, non resta che portarlo fuori e farlo volare. Il volo del mio aquilone non è andato troppo bene, tanto più che a un certo punto mi si è impigliato anche tra i rami di un albero, ma la cosa più divertente è stato andare all'aperto e provare a farlo volare. Naturalmente comprare gli aquiloni è facilissimo, ma costruirli insieme rafforza le relazioni e rende l'oggetto davvero speciale perché è carico a livello affettivo.
Io in questo video mi sono divertita un sacco a costruire 20 e più aquiloni insieme ai miei bambini ed è stata la cosa che più mi ha divertito. Loro hanno partecipato a tutti i passaggi con grande trasporto o con grande piacere. E poi avreste dovuto vedere i loro occhi di soddisfazione immensa per la creazione del proprio aquilone. Con questo io ho finito. Mi auguro di avervi dato una nuova idea per un riciclo creativo e mi auguro di cuore che possiate farlo volare andando spesso all'aperto con i vostri bambini, aspettando le giornate più calde da passare insieme, magari al parco. Io vi auguro una buona giornata, un buon inizio di settimana e ci vediamo qui ancora domenica prossima. Ciao, un bacio, un abbraccio a tutti!